Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando. Quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore». Ma Zaccheo, alzandosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno, restituisco 4 volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi, per questa casa, è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Mi ha sempre affascinato e interessato l'incontro di Zaccheo con Gesù, soprattutto per il fatto che in quel giorno a Gerico Gesù è stato visto da tanta gente, ma uno solo lo ha veramente incontrato. Perché? Non basta vedere una persona per avere un incontro vitale con lui e per essere rigenerato. Occorre qualcosa di più. C'è bisogno di una vera ricerca che coinvolga totalmente. La conversione di Zaccheo, brano molto noto, è avvenuta a Gerico ed è l'ultimo episodio del viaggio di Gesù verso Gerusalemme. Ci troviamo di fronte nello stesso tempo alla ricerca dell'uomo e alla ricerca di Dio. C'è la possibilità dell'incontro se ci sono almeno 2 persone e queste 2 persone mettono in atto una reciprocità. È dall'incontro vitale che scaturisce qualcosa di nuovo e un vero cambiamento. Ripercorriamo insieme l'itinerario di Zaccheo per avere elementi perché la nostra fede nel Signore Gesù non sia una cosa scontata, ma un incontro interpersonale che fa scattare la vita. Innanzitutto, chi è Zaccheo? È un tipo molto particolare, un uomo odiato cordialmente da tutta la popolazione a causa del mestiere che esercita, capo dell'ufficio imposte. La sua professione lo fa classificare tra i pubblici peccatori. Collabora con i dominatori romani. La sua ricchezza è fondata unicamente sull'imbroglio. Zaccheo però è un ostinato. Si è messo in testa di vedere Gesù. Ce lo ha detto il Vangelo di Luca. Cercava di vedere chi era Gesù. Quindi non si lascia scoraggiare dagli ostacoli. La folla che preme Gesù da ogni parte gli impedisce l'incontro. Zaccheo è di statura piccola, come ci ha detto il Vangelo, e allora si mette a correre, precede Gesù, addocchia un sicomoro, vi si arrampica. Egli compie un gesto di grande disponibilità. Si sveste della sua falsa dignità, manda al diavolo le convenienze e si ritrova all'essenziale, appollaiato sul sicomoro come un fanciullo. Proprio come dice Gesù in un altro passo del Vangelo: se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Carissimi, chi vuol vedere Gesù deve compiere un'azione di rottura nei confronti della gente. Non lasciarsi intruppare, non camminare al coperto, ma uscire fuori
correre innanzi, bruciarsi gli occhi in una ricerca personale. Occorre saper sfidare il ridicolo, abbandonare tutte le considerazioni di convenienza sociale. Uno dei pericoli più gravi del cristianesimo è quello del livellamento. Si assiste ad un nascondimento generale. La luce è stata attenuata perché non rechi troppo disturbo. Il sale è stato neutralizzato con soluzioni di buonsenso. Dobbiamo invece riscoprire il cristianesimo nella sua fase di rottura. Occorre riprendere, a costo di scottarsi le dita, i suoi paradossi, perdere per ritrovare, soffrire per godere, rinunciare ad avere per essere, morire per vivere. Dobbiamo rintracciare nuovamente la logica evangelica dell'andare oltre. Lo abbiamo sentito sempre nel Vangelo di Luca. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi in casa tua». La ricerca di Zaccheo si incontra con la ricerca di Gesù. Il Cristo gli interrompe lo spettacolo per proporgli uno fuori programma. Tutti gli incontri di Dio con l'umanità, registrati dalla storia di salvezza, sono caratterizzati dall'ostinazione divina di tirar fuori l'uomo dalla sua non autenticità. Zaccheo viene letteralmente snidato e si sente dire da Gesù: «Scendi in fretta». La gente non capisce, si scandalizza e mormora: «È andato ad alloggiare da un peccatore», e non sa percepire che cosa sta succedendo. Oggi la salvezza è entrata in questa casa. La casa di un peccatore è diventata casa di salvezza, è diventata casa del Signore. La casa dell'esattore delle tasse, la casa di un imbroglione, è diventata una chiesa. Zaccheo, nell'incontro con il Cristo, cambia dal di dentro. Lascia spontaneamente la metà dei suoi beni ai poveri, senza che nessuno glielo imponga. Zaccheo capisce, incontrando il Cristo, che deve capovolgere tutto. Comprende che il troppo avere gli impedisce di essere. Capisce che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Per questo, care sorelle e cari fratelli, invochiamo il Signore Gesù, perché anche noi possiamo fare lo stesso itinerario di fede e di conversione, ritrovando la gioia di vivere, mettendo in pratica l'oggi che Gesù oggi dice a noi. Oggi la salvezza è entrata in questa casa. Che bello scoprire questo l'oggi della nostra vita e sentirci dire da Gesù: oggi la salvezza è entrata nel tuo cuore.